Mamma mia, questo sembra un amplivero. Amici e amiche di GasTube, questo video nasce da voi. Ho guardato i vostri carrelli, quelli che mi mandate direttamente da strumentimusicali.net. Se non sapete come si fa, c'è tutto spiegato nella descrizione di questo video. Insomma, mi servono per sapere cosa vi interessa che io porti sul canale, no? E c'erano molti ampli piccolini. Partivamo dai 5, arrivavamo ai 50 watt, passando per i 25 watt. E ho scelto tra tutti quelli che mi avete mandato, insomma, tre sonorità molto diverse. Un pochino più vintage, rock dal vintage al moderno e poi metal, insomma, tre sonorità veramente molto diversi. Uno di questi tre ampli, diciamo che lo stronco un pochino, non è che mi sia piaciuto tantissimo. Un altro sicuramente invece ci sta in relazione al prezzo, l'altro ancora invece è veramente un best buy. Guardate tutto il video, mi raccomando, perché voglio il vostro commento assolutamente qua sotto rispetto a questi tre ampli. Andatevi anche a fare un giro nel link in descrizione su strumentimusicali.net, perché ve li linko tutti e tre così vedete quanto costano, perché insomma siamo anche su un budget abbastanza accessibile secondo me. Insomma, sigla e li proviamo insieme partendo da lui, però godetevi tutto il video con calma. Come detto, mi raccomando, mandatemi i vostri carrelli, così provo quello che volete voi. Vi lascio appunto tutto spiegato in descrizione. Se vi va potete anche iscrivervi al canale per supportarlo e mettere mi piace sempre per supportare questo video. Detto questo, partiamo appunto dallo Spirit of Metal. Fatemi fare un po' di pulizia qua a lato. Eccolo qua, mettiamo anche questo sotto. Lo Spirit of Metal è un ampli piccolino della Jürgens & Kentner, appunto 25 watt, che ha come obiettivo quello, indovinate un po', di farvi fare del super metal. Vediamo come suona, sarò molto cattivo in questa recensione perché ci sono delle cose sue che mi piacciono ad esempio e altre no. Ve lo faccio ascoltare e ne parliamo. Questo è il sound con questa posizione dei controlli, poi avremo modo di parlarne. Allora, non è brutto in assoluto, diciamo che oltretutto in relazione al prezzo ci sta alla grande. Secondo me ha una grossa mancanza sulle medie, una mancanza che c'è, è troppo scooped, come si dice solitamente in questi casi. Cioè, gli mancano un po' di medie, che secondo me fa faticare il suono, che ha delle basse preponderanti, si sentono proprio tanto. E la configurazione con il solo tono per decidere l'equalizzazione non aiuta in questo senso, perché non vi permette effettivamente di andare poi a scegliere con precisione quello che è il sound che vogliamo ottenere. Sentite, manca sempre un pelino di media. Se volete rimediare un po' il problema lo potete mettere più o meno qua, con il sagging un pochino più basso. Sentiamo cosa fa questo controllo. A zero. Allora, effettivamente agisce in qualche maniera, si sente bene sul mia vuoto. Quello che fa è andare a aggiungere una specie di compressione e distorsione aggiuntiva sulle frequenze basse, secondo me. A mio parere va bene chiuso, dovete andare a recuperare un po' di volume, ma non oltre comunque i tre quarti, diciamo, perché sennò diventa veramente fazzoso tutto e non mi piace particolarmente. Così, secondo me, ci può stare. Di distorsione ce n'è una svrangata, proprio tantissima. Vado a tre quarti. Sentite però che appunto tende un po' a chiudere nel momento in cui c'è così tanta distorsione. Si sente proprio su questa nota, lo rimetto dove era prima, su questa nota lunga.
Allora, qua, ripeto, non è brutto il sound, cioè ricordiamoci sempre in che fascia di prezzo ci troviamo. Secondo me questa mancanza delle medie si fa sentire con un tube screamer o equivalente davanti, si risolve al 99% e diventa sicuramente un sound che si siede meglio all'interno di un mix. Per il resto, se volete un amplificatore piccolino con l'uscita cuffie, potete vedere qua dietro, aspettate che ve lo stacco. Che ci sono anche, c'è anche la possibilità di avere, stacchiamo tutto, di avere l'aux in per mettere le basi, avete il line out per suonare poi direttamente all'interno della vostra scheda audio, cioè insomma, voglio dire, è un ampli divertente, carino, il prezzo è inferiore a quello di molti pedali, secondo me potrebbe anche essere carino, non dimentichiamoci come sempre la fascia di prezzo quando si provano queste cose. O come ho detto, mancano un pochino di medie, che magari per il chitarrista metal non è neanche così tanto un problema a pensarci, però in realtà a me mancano un pochino e il sagging in generale lo lascerei a zero, anche se vado a perdere un po' di volume, come dicevo prima, perché altrimenti ottengo un sound che è veramente troppo. Non so come altro definirlo, ma è un po' in questo modo e non mi entusiasma. Quindi sagging in basso. Non male, non lo so, non sono convinto al 100% di questo mini ampli. Dovrebbe forse anche provarlo qualcuno più metal del sottoscritto. Non sono convinto al 100%, diciamo così, rimandato, rimandato. E però adesso passiamo al secondo contendente della giornata, cioè l'Oton, il Purple Wind. Vediamo com'è, perché su questo invece ho grandi. Non si è fatto niente, no. Ragazzi, abbiamo fatto un test della robustezza. Ha rotto il pavimento, ma non si è neanche scheggiato in questo punto. Si è staccato letteralmente un pezzo del pavimento. Beh, questo volge sicuramente a suo favore. Tra l'altro, mi approfitto per dire che questo è metallo, mentre lo Jugendstamgelder era in plastica. Quindi, insomma, da questo punto di vista, Oton già vince. Comunque, lo attacchiamo e vediamo cosa succede. Raga, questo è molto bello. Allora, sicuramente ha molto molto meno volume dell'altro, ovviamente un vantaggio anche più piccolo e mini, cioè veramente mini. Ho il gain a palla perché non volevo darvi troppo stanco rispetto a prima, con il master come potete vedere all'incirca a metà. La cosa che subito salta agli occhi è che abbiamo bassi, medi e alti, che sono ovviamente perfetti se vogliamo andare a scolpire un pochino il suono. Come già ho fatto, notavo che è molto aperto, no? È un po' stridulo, forse anche perché ho la strato, quindi un pochino in alto, e quindi sono passato da questo a questo. Raga, sto pedale, sto mini ampli suona molto bene. È proprio bello. Secondo me è anche perfetto con i pedali. Secondo me li mangia davvero bene. Questo è un sound che se vado a togliere un pochettino di distorsione mi porta veramente sul break up. Ed è perfetto per un sacco, un sacco, un sacco di ritmiche. E ci potete giocare un bel po'. Prima ho fatto una prova che magari a qualcuno di voi è sfuggita. Di nuovo, col gain a cannone, mentre suonavo Ziggy Stardust, sono andato a plettrare più piano e mi sono trovato una buona dinamica sotto le dita. Cioè, tutti questi suoni li ho fatti con il gain a palla e la mano destra che plettra più o meno forte. Questa è tanta roba. Per un ampli, ripeto, a questa cifra, con queste dimensioni, cioè, diciamo, sicuramente si possono usare, però non li confronterei con un ampli vero e proprio. Sono amplini divertenti che vi danno un po' di sonorità in più, la possibilità di suonare in cuffia, la possibilità di avere, tra l'altro, un send and return a tutti gli effetti su questo mini ampli, la possibilità di inserire all'interno le vostre basi via mini jack. Insomma, è un po' a cavallo tra un giochino e una cosa che effettivamente si può utilizzare, magari non proprio in un contesto live, però appunto è molto carino, molto comodo da portare in giro. Facciamoci un altro po' di ritmi.
ritmiche, non posso non suonare Meyer con un pochino di media in più però. Ci sta, il suono c'è, cioè è carino. Ripeto, non lo voglio confrontare con un Fender valvolare da 2000 euro, lo sto confrontando con pedali della stessa cifra, con altri amplificatori piccolini da tenere in casa della stessa cifra, cioè, raga, non suona male, non posso dirmi non soddisfatto di questa tipologia di sonorità. Forse gli manca un pochino di gain, può essere, però appunto non vuole essere un ampli high gain. Questo è chiaramente il rifacimento di un ampli vintage style, sicuramente, con la possibilità magari di andare in una situazione vicina magari agli AC/DC, sempre con un sound però abbastanza cremoso, no? Per così dire. Ripeto, qua davanti un TS9, la morte sua. Proviamo ancora un attimo, andando indietro, quindi 3/4 di gain, alzo un pochetto il volume, vediamo i puliti. Davvero, non ci si può lamentare, non è il pulito più bello del mondo, non è neanche un ampli che pensa a quello, secondo me l'idea di questo ampli qua è di stare veramente sul break-up con un sound di questo tipo. E qua mi viene in mente, ad esempio... Oh, che bello è! È un sound bello, morbido, pieno, assolutamente rimarcabile. Devo dire, da sto cosino piccolo così, non me l'aspettavo, veramente, molto molto bello. Consigliato, se non volete troppa distorsione, secondo me è perfetto, soprattutto se lo volete utilizzare come piccola base per, i vostri pedali. Secondo me può funzionare proprio alla grande. Poi, come dicevo prima, c'è la possibilità da dietro di andare... Stacchiamo tutto. Di andare a mettere poi le vostre basi sopra, di uscire con le cuffie. Quindi, insomma, in generale ci sono tutta una serie di uscite che ci aiutano a avere possibilità in più. Bravo Ton, assolutamente, assolutamente consigliato. Andiamo adesso sull'MV50 di Vox, che personalmente già conosco bene, però voi sapete o no come suona? Proviamolo. Mamma mia, questo sembra un ampli vero. Allora, mamma mia, questo sembra un ampli, cioè questo è un ampli vero. Questa serie qua, pensate che lo metto che è un po' riflettente, vedete che ve lo metto un po' stortino così, questa serie qua di Vox sfrutta la tecnologia di YouTube e suona da paura. Questo è un ampli che vi consiglio, 50 watt sono tanti, ci potete suonare con la band, ve lo consiglio proprio tanto, cioè è proprio figo. Ah, ma che bello! Era tanto che non lo provavo, gli altri li ho provati prima del test, questo no perché era parecchio che ci avevo già messo le mani, raga, è proprio... Ah,
Allora, la dotazione di controlli è minimale, gain, tono, volume, fine, 1, 2, 3, questi tre. Dietro ci sono tutta una serie di possibilità che vanno dallo standby on-off all'equalizzazione che può essere scelta anche come deep, che insomma cambia un pochettino, poca roba, secondo me il punto principale è che di suo, raga, di suo suona veramente in maniera più che egregia. Cioè, ho sentito amplificatori, ok, vediamo se, fatico a farlo vedere perché questa parte qua vedete che è una specie di specchio. Dicevo, ho sentito amplificatori molto più grossi, molto più blasonati suonare veramente peggio. Qui abbiamo il volume a un quarto e il volume a un quarto e il gain anche lui a un quarto. Lo alzo, passo un filo in volume perché ce n'ha una bordata. Mamma mia se suona, sono accordato mezzo tono sotto perché sto facendo un po' di prove in questo periodo e sono accordato appunto un semitono sotto, super rock, sonorità veramente molto bella, sia da usare con il gain appunto a più o meno un terzo, come ero, un quarto come ero prima. Quanto è più equilibrato rispetto in particolare allo Jürgensen Kettner? Tantissimo, ma proprio nella questione di equalizzazione, cioè qua abbiamo soltanto, come vi dicevo prima, il tono centrale, vedete questo, quindi più basse meno alte, più alte meno basse, a seconda di dove si va a girare. In realtà però è giusto, cioè è proprio equilibrato correttamente, è proprio bello. Se io voglio fare questo, che è un brano a cui sono molto legato, lo sapete? Bello, ma se picchio, qua, raga, la dinamica è quella di un ampli. Scusate, aspetta, rifacciamo, gain un pelino più alto, chiudo un po'. I toni. Cioè, è proprio bello, è figo il suono, grosso, se vado più su con la distorsione, perfetto per gli assoli. Viene proprio voglia di suonarlo, cioè ti viene veramente voglia di suonarlo. Ampli stupendo, cioè questo è un ampli, questo è un ampli. Sono contentissimo di avervelo riportato perché secondo me è a mani basse il best buy in questa fascia di prezzo, ma proprio di brutto. Vado ancora più su con la distorsione così vi faccio sentire fin dove può arrivare. Cosa vi suoniamo? Nella versione tipo quella di Gary Clark Jr., bellissimo pezzo, bellissimo rifacimento di un brano ovviamente stupendo, Come Together, suonato un po' alla veloce, l'ho anche un po' tagliuzzata per farla stare in un minutaggio più breve, però anche qua, allora, si sente a questo livello di gain, si sente un po' il transistorone lo stesso, un pochettino lo sento, sono abituato a un comportamento diverso sulla cute, un pochino più morbide. Detto questo, raga, per il costo, per quello che vi portate a casa con un peso zero, con una dimensione meno 10 perché è minuscolo, questo è un best buy, ma proprio non ce n'è,
Non ce n'è. Bravissima Korg, era un po' Korg, dico Korg perché il brevetto di YouTube, se non sbaglio, è Korg, comunque Vox e Korg sono aziende molto molto vicine, quindi bravissima Vox per aver messo all'interno di un barattolino grosso come più o meno un barattolo della Nutella, vi dirò più o meno la dimensione è quella, giusto per dare un contesto culinario di qualcosa che amo tantissimo e che non mangio più da tanto perché stavo ingrassando. Comunque, detto questo, dicevo, questo è il Best Buy. Assolutamente, fatemi sapere quale dei tre avete preferito, grazie a strumentimusicali.net che come sempre mi manda tante cose belle. In questo caso, tra l'altro, non vi ho fatto la pagella vera e propria, ma avete capito, primo posto lui, secondo posto Loton, che vabbè, a fronte di un prezzo sicuramente più concorrenziale suona meno, però insomma raga, ci può stare perché è veramente un prezzaccio. E ancora di più indietro, secondo me terzo posto, lo Spirit of Metal, che non mi ha convinto del tutto. Lui, Best Buy, trovate tutto linkato in descrizione. Grazie ancora a strumentimusicali.net, grazie a tutti voi per questo tempo insieme, ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, ciao!